Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video recensione finalmente salato. Salato. Però questa volta, se l'altra volta abbiamo fatto un mix, questa volta È a sarà tema. interamente a tema Pringles. Poi le novità, però Sì, non non tutte siamo riuscite a tutte trovarle. ragazze sono uscite due questi nuovi, ma non sono riuscita a trovarle, cioè avrei dovuto fare un ordine solo per Solo quelle per due. quelle due. Comunque ce ne sono sei. Sei, ce ne sono sei e quindi io non mi dilungo in chiacchiere, ho preso tutto, vi lasciamo a parte l'altro episodio giù nell'info box, ho preso tutto da Jerry America, ovviamente ho acquistato tutto, giù nell'info box vi lascio il link che se volete non è affiliato, però vi lascio un 10% di sconto, queste cose qua vi scrivo tutto nell'info box perché questo video sarà già super lungo. Quindi io le ho posizionate a caso qua sopra, quindi vai dalla prima. Sì, L'ho posizionata proprio a caso, cioè ok. l'ho presa dalla scatola e le ho buttate così Quindi qua sopra. vado in Ok, ordine. vai. Prima Pringles, sour sour cream cream e e onion. onion. Anche Ok. se questa non mi è nuova, però non l'abbiamo No, io mai. non l'ho mai provato. Non so. Penso si veda. Che dici? Siamo proprio lontano, raga. Però Però eccola qui. Ok, no, mettila all'olio, butto a terra. Sono belle grandi, c'è sta una raga che è enorme. enorme, sì. Ti sento di cipolla. Diciamo bene. La mattolina. Questo già serve un commercio. Così chiamano panna acida. Io No, non mi ricordo. mi ricordo tipo il retrogusto non mi è nuovo. Sì, Mi sembra tipo quello lì simile panna a quelle acida. là di. Però queste sono più si sente, sono più saporite, diciamo. Buone. Grazie se non È sbaglio. molto più forte la. Si sente, il cipolle si sente ma è leggero, si sente la salsina, secondo me l'altra che noi abbiamo in commercio è panna acida. Sour cream è la stessa cosa. Ma non ci Sono sono le cipolle italiane? però lì dentro. Non lo Dentro so. quelle non c'erano le cipolle. Non lo so. Comunque il mio voto è un bel 7,5. Pure per me. Pure 8, Buone. 2. Non mi voglio allargare perché io Perché comunque ci sono. sono novità. Alla fine questa più o meno sono cose che già Sì, abbiamo provato, però quindi è non è niente buono. di nuovo. Molto particolare. Che dici? Ci facciamo prima qui, No, 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 passiamo vai in in ordine. ordine. Ok, c'è questa versione. Come si dice? Marista, Wavy, Wavy con Pringles. Sono tipo come se fossero tipo le patatine rustiche. Quindi, raga, che cos'è? Smoked burrata. cheddar, Quindi c'è cheddar. da raffinità. Infatti, proprio Vediamo. pack. Provammo quelle là normali al cheddar, l'ultimo video, lo scorso Sì, questo video, video i era solo denti. formaggio. Ah no, quella è Cos'era cheese. cheese? Invece questo è affumicato. Vediamo. Anche lì ha la forma, sono curiosa. Ah, sei Ah, deliziosa. ok, Pensavo pensavo molto giusto più. quel poco ondulato, però la forma è Infatti. uguale alla Pringles. Paffa e papà. Non fa. Molto più Croccante. Bella. salate. Sì, però posso dire una cosa, il Si sente? sapore lo Però senti lo o non lo sai che sento? si sente più il sale. Mi aspettavo qualcosa in più. Si sente più l'affumicato che il cheddar. Per me sì. Mi sento più la parte affumicata, però sono particolari. Sì. La Poi dopo si sono. sente quella percezione di Bravo, formaggio. esatto. Però sono buone. Buone. Però le altre sono Ma più. non le mie Sono preferite. particolari, ecco. Sì, Dai, un si bel sente 7, credo. questo sapore di affumicato un po'. Immagino che le darò dopo. Mio voto. 6,5.
No, da sotto. Beviamo. E quello enorme. Questo. Cioè, raga. Questa veramente mai. No, prendi un attimo l'altra. Sì. Questo è da 200 grammi, questo invece 158. Cioè, raga, io non ho mai visto una cosa del genere, a parte l'autogrill che ti vedo proprio il tubone. Ma aspetta, metti qua. Cioè, raga. Ok, cosa queste? Allora, Pringles, salt, che è? Sale e aceto. Ah, sale e aceto. Vinegar. Mamma mia, raga, ho paura. Questa già è un po' più particolare. Eccola qua, io spero che si veda. Non volevamo prenderla, però altrimenti non ce la facciamo. No, 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 non ce la andiamo a prendere. Un mutuo, raga. No. No, no, fai così. Uno. Però non sa tipo di aceto forte. Paura. No, io una. Uguale. No. Non sa di aceto, Non sa di aceto, però ti dà. Quando la mangi, quella cosa forte di. Non so come spiegare questa sensazione. Tipo l'aceto balsamico. Allora, io non so cosa, come sia il sapore dell'aceto balsamico, non mi piace. Non proprio l'aceto quello che pulite, tipo le pentole, quello bianco, ecco, quello scuro, l'aceto balsamico. Così, ecco, c'è questa sensazione forte. Tipo come se fosse una cosa fresca, ecco. Però, è troppo. Troppo. Se fa così... Non voglio dire, cioè tipo, no astringente, quel sapore di, tipo aspro, È lo stesso sapore dell'aceto balsamico, però quello scuro, tipo quello lì nero, Non so così, penso all'aceto balsamico. Perché poi c'è anche il sale. Ma quella è salata, infatti spesso la usano... Quella pure... sensazione tipo di acquolina dopo, quella... Spesso la usano pure per sfumare. È particolare alla fine. Buona... Secondo me va provato, una volta nella vita vanno provati questi gusti nuovi, però poi non è quella cosa che la riacquistate volentieri, no. Ecco. No. Cioè, fa così, cioè, così non puoi fare sul pacco che andavamo in debo uno. Il mio voto è 6, giusto per l'invenzione. 6, 5 e mezzo. Prossima. Prossima, sempre Heavy, come è chiamata? Heavy. Pringles jalapeno! Jalapeno! Non era questo. No, era quello. Cioè, ragazzi, andate a vedere quel video se ve lo siete persi. Questo è stesso, cioè questo è come l'altra, quindi è un po' rustichina. Sì, ondulata. No, ma sono di cartone. Un po' di niente queste. Guarda. No, infatti non si sente il rumore. Si vede di nuovo la... Mamma mia! I peperoni! No. Troppo forte. Cioè, no, troppo forte, però... Sarà che abbiamo mangiato pure quello prima. Molto meglio quello di prima. Cazzo, ma ci siamo rovinate. No, non so come fare. No, raga, un paradipo. Il friariello, cioè quelli, no, quelli così verdi. I frigidelli. Brava. I frigidelli. Era proprio piccanti, ci sono proprio so forti. Ma l'altra patatina non era così forte di jalapeño. No. Era molto più piacevole. Esatto. Questo è proprio forte. Ma secondo me... Sbagliato a leggere? No, rosti. Però vedi c'è qualcosa affumicato per il cane. No, affumicato, tipo cotto, tipo... Cioè, ragazzi, stiamo per fiamma, capi? Mamma mia. No. Per io che non amo... Cioè, non le mangerei tutte, giusto due, così, come ho fatto mo. Ma non... Ovviamente sono sempre gusti. Tipo, ad esempio, infatti, mio padre, cioè, si mangia tranquillamente. Sì, invece sì, io no. Per me è troppo forte, io preferisco, tipo... Le altre tre che abbiamo provato, tipo adesso, no? Per me è impatto tra queste quattro, le prime. Forse la prima la seconda. E la seconda.
La terza pure è particolare, però tra tutte no, la prima. Tra tutte proprio la prima. Sì, la prima pure io. Ok, no, fammi bere a me perché. Prossimo, di cui spero che non deluda le mie aspettative. Salsa ranch. Cioè, raga, questo colore è bellissimo. Io mi innamoro di te. Ecco qui, salsa ranch. Speriamo bene, se forse si vede meglio. Sai che non faccio un video? Chissà cosa contiene questa salsa, vedo tipo porro, non so se è un porro. Una cipolla. Sì, erba sì. Cipollina. No, sembra un porro. Babbo, non lo so. Quelli che ti levi. No, sempre l'odore, qua si sente un po' di salsina, di... Solo la prima si sentiva proprio bella. Un po' di pepe. Sento un po' di maionese, guardo dura. Con la maionese un po'. Vabbè, okay. Proviamo. Già meglio. Già quella. Turbo. Allora non ho mai provato la salsa ranch. No, neanche io. Quindi non saprei dire se appunto è simile. È buono, mi piacciono. Un po' forte come salsa secondo me. No, forte. Tipo rispetto all'altra. Ah sì. L'altra invece sour cream e cipolla era un po' più delicata come salsa. Questa sì, invece un è un po' più forte, però è buona. Molto buona. Vedi il pecco. L'altra, mamma mia. Vabbè, però. Cioè. Sono buone, raga. Un bel 7,5. Raga, io di questa ho delle aspettative super alte. Sì, perché dovrebbe essere un mix di sapori. Sì. Mi viene tanto in mente. Forte, mia. Dolce. Io quando vedo questa immagine mi viene in mente. Oddio, ce l'ho qui davanti. Quelli là. No, quel cartone. Quello col miele. Il Pops. No, il cartone. Mamma. Quello col miele. Quello orsetto. Come si chiama? Winnie the Pooh. Ah, Winnie the Pooh. Pronti? Sì, partenza. Via! Honey mustard. Quindi senape e miele. A me la senape non piace. Però forse c'è il miele, forse lo addolcisce un po'. Questa diciamo è con questa con l'aceto le più particolari. E le nuove versioni, tipo quella là pure affumicata che è una nuova versione, sì. L'altra pure. Non esiste Pringles alla pegno normale in Italia? Come sto sbagliando? Non lo so, però penso che esista. No, non sento di niente, un po' forte, forse sento un po' di senape. Un po' di senape, sì. No, no, no. Qua si sente la sola senape, non si sente la mia, me lo sento scendere proprio. Aspetta, ho perso una. Guarda com'è giallo! Che vedo che lo posso tutti e due gialli. Mi sento la dolcezza del miele. Deliziosa! Non è forte che si sente la senape. E molto dolce. Non si avverte la senape, si sente molto più il lato miele. Dolce del miele. Mi ha fatto bene però, non l'ho capito. Molto tranquilla, era molto delicata, non è che dà fastidio. Immaginati in un panino. Io ho subito immaginato in un panino. Mamma fa. Buona. Raga, per il momento non si sente il salato della patatina. No, molto dolce. Tra tutte la più particolare. Bravo. Sì, avevo paura. Però si sente, non si sente proprio impercettibile sta senape. Ma meno male. Si sente molto di più la dolcezza. Altrimenti fosse stato proprio...
Sì, però quel fatto che non si sente quel briciolo di sale della patatina. Fa strano. Però è molto particolare, buona. Buona. Allora, veramente sono rimasta molto soddisfatta perché abbiamo provato tanti gusti nuovi. Ah sì, voto secondo me 8, solo perché tra tutte e poi 8 e mezzo pure. Allora, tra tutti io riacquisterei Honey, sì. Sour Cream pure io, e la salsa ranch. Okay. E forse tra queste altre tre cheddar. Sì. Perché quella lì ha l'aceto. L'aceto no, è troppo forte. L'altra la pena è troppo proprio forte, capisci? No, infatti ci è andata bene. No, però sono soddisfatta perché almeno vedi, dici, ah, io l'ho provata, niente di che. Buono, no. Veramente super soddisfatta. Forse non so, ragazzi, stanno uscendo un bel po' di novità Pringles, quindi chi lo sa, forse un'altra bella unboxing. Il pensiero ce lo faccio. Sì. E quindi, ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!